Podcast Story. Professione? Creator. Un podcast di Arianna Chieli. Ciao, io sono Arianna Chieli e questa è Professione Creator, il podcast che racconta il dietro le quinte della creator economy attraverso la voce dei suoi protagonisti. Oggi con me c'è Miriam Sabuolla che parla di cibo sostenibile, in rete conosciuta come The Food Sister. Benvenuta Miriam. Ciao, grazie Arianna e ciao a tutti. Senti, tu hai portato un oggetto che ti rappresenta? Sì, ho portato un oggetto che... Ce lo fai vedere, ce lo descrivi fuori dal cilindro. Sì, dai, dai. Ve lo devo descrivere o ve lo devo prima far vedere? Entrambe le cose, dai, allora, magari c'è qualcuno che sta solo ascoltando e quindi glielo facciamo anche immaginare. Allora, intanto lo tiro fuori dal cilindro magico. È un semplice vasetto di vetro, ma in realtà è per me uno strumento di lavoro e anche di creatività importante. Questo di solito è il vasetto che contiene il mio lievito madre. Oggi non ho portato il lievito madre perché ci sono 100 gradi fuori e insomma c'era il rischio di, come dire, una proliferazione eccessiva, quindi l'ho lasciato a casa in un altro vasetto, ma in questo vasetto appunto di solito tengo il lievito madre e questo già dà un indizio su quello che mi piace fare. Mi piacciono tutti i lievitati, mi piace creare attraverso degli elementi semplici, perché lievito madre, acqua e farina, qualcosa di estremamente buono, estremamente godurioso, se posso dire. E, è anche uno strumento molto versatile, perché comunque qui ci faccio anche le fermentazioni, altra mia grande passione, e lo uso anche come contenitore per lo sfuso, diciamo. Quindi quando faccio la spesa cerco di comprare sfuso se posso, oppure elimino il packaging che è brutto e ingombrante e utilizzo questi contenitori di vetro che anche mi aiutano a far durare di più le cose, quindi evitare gli sprechi. Miriam, questa cosa del lievito madre sta un po' prendendo la mano a tutti, è una mia sensazione? Sì, diciamo che c'è stato un grande boom, soprattutto durante il lockdown, quando non si trovava il lievito di birra perché era stato razziato da tutti i supermercati e quindi le persone hanno riscoperto in massa il lievito madre. In realtà è una tendenza che dura da, credo, 20 anni. Io ho avuto il mio primo lievito madre quando ero all'università. Adesso... Ne parli come di un figlio, sono emozionata. Sì, sono diventata madre di un lievito madre a soli 20 anni. Quindi... Ma che mamma giovane. Esatto, no, ero all'università, ero squattrinata, avevo poco budget per la spesa, però mi piaceva già mangiare bene e quindi per avere il pane buono ho iniziato a farmelo da sola, che era la modalità più economica, e da lì diciamo che è nata la passione ed è rimasta. Però effettivamente al grande pubblico l'ha conosciuto, tra virgolette, grazie al lockdown, e questo a me fa molto piacere perché è una cosa che io amo e amo anche insegnare, quindi questo mi ha dato modo anche di proporre tantissimi corsi in questi anni sulla panificazione. Poi ci torniamo su questo. Volevo chiederti, tu ti definisci food mentor nel tuo profilo su Instagram. Sì. Che differenza c'è tra una food mentor e una food creator? Mi definisco food mentor perché il mio obiettivo principale non è tanto far vedere quello che faccio, ma cerco di insegnare qualcosa, quindi vorrei essere un punto di riferimento per chi, come dico anche sul mio sito, ama mangiare bene e vuole riscoprire o scoprire la gioia in cucina tramite appunto quello che faccio, quello che racconto, quello che insegno, e quindi vorrei che questo fosse un po' questa è un po' la mia mission, diciamo, e quindi mentor perché vorrei diventare proprio un punto di riferimento per questo. Ti riconosci nella parola creator? Mi riconosco nella parola creator per quanto riguarda la parte proprio di creatività, nel senso che essere una creator vuol dire creare qualcosa, vuol dire proporre dei contenuti utili alle persone. E questo è quello che cerco di fare, quindi non voglio che le persone guardino e pensino solo ah, guarda come cucina bene, come brava, cioè non è quello il mio obiettivo, perché c'è anche chi cucina molto meglio di me, ci sono degli chef famosi, ma quello che voglio fare è proprio dare qualcosa di utile alle persone con una forma bella, perché poi insomma secondo me le due cose devono andare di pari passo. Quindi sì, mi riconosco in questa parola, anche se forse non è solo questo il mio lavoro, ecco, però è una parte importante.
Senti, io mi ricordo di te che quando ci siamo conosciute mille anni fa, tu lavoravi in un'agenzia di comunicazione e poi a un certo punto hai detto: mollo tutto, ragazzi, io mi prendo un sabbatico, sì, e mi rimetto a studiare. E come mai questa scelta, questa decisione? E poi la tua vita, sì, ha fatto veramente wow, un cambiamento a 360 gradi, direi. Guarda, mi ero resa conto che appunto tutta questa creatività volevo usarla anche per qualcosa di mio e non solo a favore di altri. E questo penso sia stato un po' la molla per tante persone. E questo primo, diciamo, questo primo spunto l'ho avuto quando è nata mia figlia, la prima, nel 2015. E a quell'epoca lavoravo sempre come freelance, ma diciamo praticamente fissa per un'azienda che, quando sono andata in maternità, mi ha detto: va bene, ciao, non ci vediamo mai più. Ah, però. Quindi a quel punto diciamo che c'è stato un po' questo primo momento di crisi, proprio nel senso di una rottura. Ovviamente non ci sono rimasta bene, anzi, però forse è stata la cosa che mi ha dato la prima molla per dire: vabbè, devo mettere a frutto tutte queste competenze che ho, questa passione che ho, per qualcosa che poi rimane mio, quindi che non mi succeda più questa cosa di dire: ho un momento della vita in cui mi devo fermare per n motivi, può essere una maternità, una malattia, voglia di fermarsi, certo, e poi non mi rimane più niente, no? Quindi questa è stata la prima cosa. Sicuramente anche diventare madre è stato un momento importante anche proprio per la creatività, e quindi ha cominciato un po' a girarmi in testa l'idea di dire: vabbè, a un certo punto mi fermo, mi rimetto a studiare, faccio qualcosa. Questa cosa è stata realizzabile nel 2017, quando appunto la mia prima figlia era un pochino più grande, un po' più gestibile col nido, eccetera, e a quel punto mi sono presa 6 mesi di pausa dal lavoro. E quello che ho fatto è stato appunto studiare e formarmi come cuoca. Mi sono diplomata come cuoca alla Joy Academy, che è forse la più importante scuola di cucina vegetariana in Italia. Mi sono formata come professional organizer e poi ho, diciamo, messo un po' più a fuoco altre competenze sulla comunicazione che avevo già. E quindi da questa fase, diciamo, di formazione, poi sono arrivata alla fine di questi 6 mesi dicendo: bene, adesso devo trovare un modo per mettere insieme tutto questo, cioè la cucina, la creatività, la comunicazione, l'organizzazione. E da lì è nata l'idea del mio progetto The Food Sister. E quanto sono stati utili per te i social? Sono stati molto utili perché mi hanno dato la possibilità sia di sperimentare tecniche creative, tecniche di comunicazione, e ovviamente diventano anche uno strumento, se vuoi, di vendita, di servizi di vario genere. Sono diventati particolarmente rilevanti, devo dirti, con la pandemia, perché comunque prima io facevo tantissimi corsi, consulenze dal vivo, di persona. Con la pandemia mi sono buttata più sulla creator economy, perché ovviamente tutta la parte di attività dal vivo non la potevo più fare. Ti è mancata? No. No. No, in quel momento devo dire non tantissimo, sia perché comunque avevo anche un'altra bambina nel frattempo che è nata, che era molto piccola, e quindi sarebbe stato più complicato. Adesso sono contenta comunque di aver ripreso a fare delle cose dal vivo, cioè secondo me sono arrivata a quel momento in cui ho detto: va bene, ho fatto tutto quello che potevo fare online, continuerò a fare alcune di queste attività, però voglio riprendere anche il contatto con le persone e anche un po' quell'emozione che hai quando c'è un evento e certo, ci si incontra, no? Però diciamo che nel momento della mia vita in cui ero, quella cosa lì andava benissimo. Cosa significa cucina sostenibile? Parliamone. Cioè, tu sei vegana, corretto? Sono vegetariana. Sei vegetariana. Sì. Adesso è abbastanza normale parlare di vegetarianesimo, sì, di veganesimo, di cucina sostenibile, ma anche solo fino a 2 o 3 anni fa non era così scontato. No. Esatto. Quindi spiegaci esattamente che cosa fai, cioè qual è il tuo modo di trattare questo argomento e se ci sono delle problematiche nel raccontarlo. È molto difficile raccontarlo, soprattutto sui social, perché la sostenibilità in generale e poi anche nell'ambito del cibo è un argomento estremamente complesso, che richiede uno studio incredibile, che richiede anche delle competenze che non tutti abbiamo. Io per esempio non ho tutte le competenze che servono, quindi devo anche trovare delle fonti affidabili per, diciamo, creare dei contenuti, ma anche per fare le mie decisioni nella mia vita quotidiana. Quindi è molto difficile raccontarlo sui social, perché come sappiamo i social sono veloci, sono un po' superficiali, diciamo bisogna essere bravi a dare degli spunti che non siano troppo superficiali,
sociali, per cui io non credo nei video tipo i 5 modi per essere sostenibili o cose così. Però allo stesso tempo bisogna usare un linguaggio adeguato a quello strumento lì, e l'obiettivo è quello sempre di spingere le persone a interessarsi e poi a informarsi magari in maniera un po' più approfondita. Qual è la cosa più sostenibile che possiamo fare in cucina? È smettere di mangiare carne, soprattutto carne rossa. Poi diciamo che la carne, l'allevamento della carne e la zootecnia sono probabilmente una delle industrie che ha un impatto più significativo sulla crisi ambientale. Quindi se noi riusciamo o a smettere o comunque a ridurre molto, perché poi io non credo che tutti diventeremo vegetariani, che tutti diventeremo vegani, perché è molto complicato dal punto di vista proprio anche cognitivo, cioè non solo pratico. Però se riuscissimo a ridurre gli alimenti che sappiamo essere più impattanti, perché ci sono fior fior di studi, basta andare sul sito delle Nazioni Unite e scaricare dei report molto chiari, molto semplici, accessibili a tutti, e si vede in maniera molto molto evidente quali sono gli alimenti più impattanti. Quindi ridurre la carne, se non toglierla del tutto, ma anche altre cose che magari non pensiamo possano essere molto impattanti, come il cioccolato e il caffè, andrebbero ridotti. Oppure insomma cercare un modo per, diciamo, essere consapevoli, per cui nel momento in cui io ho queste informazioni posso fare delle scelte. Posso anche fare delle scelte ogni tanto di non sostenibilità, ma lo so, okay? Quindi non vuol dire farsi venire il senso di colpa, ma essere consapevoli di quello che comporta ciò che decidiamo di mettere nel piatto. Allora, non vorrei che si pensasse che cucina vegetariana è uguale tristezza no estetica, perché Miriam, assieme ad un gruppo nutrito di altri food blogger, food writer, food journalist, ha una adorazione per Otto Lenghi. Esatto, il nostro Otto Lenghi è uno chef, ma ho scoperto essere anche una specie di divinità tra sì, voi. Noi perché? Lo adoriamo. Otto Lenghi è uno chef agli occhi a cuore. Sì, certo. Lui è uno chef anglo-israeliano che è stato, secondo me, come ha detto qualcuno, se non mi ricordo se questa cosa l'ha detta lui o qualcuno l'ha detta di lui, è stato il primo a rendere sexy le verdure. Eppure lui non è vegetariano, non è vegano, mangia la carne, però è stato forse nel mainstream il primo a rendere così accattivanti e così sexy le verdure. E anche se lui non è vegetariano o vegano, tutta la sua cucina ruota intorno alle verdure, perché comunque venendo da quella cultura, diciamo, del Medio Oriente, dove la verdura ha un ruolo assolutamente centrale e dove viene valorizzata in maniera incredibile, l'ha portato poi, diciamo, a un livello un po' più pop e anche più accessibile ai più. Adoro. E quindi anche quello che cerco nel mio piccolo di fare io, di far capire che si può mangiare con gioia, si può mangiare con gusto, si può fare ricerca e non rinunciare a qualcosa, quindi cambiare un po' la prospettiva, no? Rispetto al cibo vegetale. Tu sei comunque online, sui social, prima su un blog, con un progetto tuo da molti anni, sì. Direi. Qual è la cosa che ti piace di questo mondo e quella che invece davvero non sopporti? Mi piace la possibilità di conoscere tantissime cose. Sono sempre stata una persona super curiosa. Quando ero alle medie avevo una biblioteca accanto alla mia scuola media e io ci passavo i pomeriggi a proprio sfogliare, cercare libri, riviste, perché sono, diciamo, una elder millennial, quindi ai miei tempi non c'era l'internet. E internet e i social ci hanno dato veramente l'accesso a qualunque cosa. Cioè, qualunque cosa tu vuoi conoscere, approfondire, studiare, tu lo puoi fare oggi. Per me questa è una roba incredibile. E sono un po' invidiosa anche delle nuove generazioni che ce l'hanno così facile, a portata di mano. Quindi questo è sicuramente entusiasmante, e anche attraverso i social io ho fatto tantissime amicizie, ma amicizie vere, quindi è stato noi uno... Noi ci siamo conosciute sui social? Credo di sì. Sì, eh? Credo di sì. È stato uno strumento, ed è tuttora uno strumento di relazione, cioè poi per una persona come me, che io sono super introversa... Sembrerebbe, Però non sono quella che alle feste si butta e conosce le persone, però sui social è un po' più facile, quindi mi ha un po' semplificato la vita, quindi...
la relazione e la possibilità di conoscere tantissime cose, tantissime persone, tantissime realtà, la normalizzazione di alcuni fenomeni che appunto quando ero ragazzina io erano assolutamente non mainstream. Penso da tutto quello che riguarda l'identità di genere a tantissime cose che riguardano la creatività. Io sono sempre stata una knitter fin da bambina, però mi vergognavo e questa cosa non la sapeva nessuno perché non era assolutamente cool. Invece adesso è super, adesso è cool. Super cool. Quindi cioè io mi entusiasmo tantissimo per tutto questo. E d'altra parte quello che non mi piace è, diciamo, il fatto che il modo in cui funzionano i social ci porta alla polarizzazione e quindi da una parte anche alla superficialità rispetto a certi temi, e per cui magari anche temi importanti diventano oggetto della polemica social del giorno e poi svaniscono, quando invece magari meriterebbero, come dire, un approfondimento, una riflessione un po' più attenta. E poi io non sono una persona che ama il conflitto, anzi, per cui quando vedo tutti questi dissing, queste liti, queste modalità così aggressive, così anche inutili, pensa che io seguivo tantissimi divulgatori scientifici, ho smesso di seguirli praticamente tutti, perché a un certo punto probabilmente per avere più hype, per avere più seguito, hanno cominciato tutti a dirsele tra di loro, a blastare la gente, a dare degli ignoranti al volgo, e questa cosa l'ho trovata di una stupidità incredibile e quindi mi è proprio passata la voglia. Quindi non sei più su Twitter? Non sono più su Twitter, ecco. Da più o meno 7-8 mesi. Ah, sì, anch'io, una cosa alla quale sto seriamente pensando. Me lo sono tolto dopo che poi ero finita in una shitstorm e questa cosa mi ha veramente turbata. Spieghiamo che cos'è una shitstorm. La shitstorm è social. Quando finisce all'interno di un... Sì, un tuo tweet, un tuo contenuto diventa virale perché qualcuno lo fa diventare virale in maniera negativa, cioè vieni messo alla berlina sostanzialmente, come una pubblica gogna, e solo che non hai modo di spiegarti, non hai modo di dire forse avete letto male, forse vi manca anche la comprensione del testo a volte, perché poi tutte le persone che cominciano a partecipare a questa gogna si buttano così a pesce su quella che è magari l'interpretazione errata di un contenuto e scoppia il merdone, si può dire. Il finimondo. E a me è capitato l'anno scorso, a settembre, per una roba stupidissima, e ci sono rimasta molto male, quindi sono rimasta un po' scottata e quindi dopo qualche mese ho deciso di togliermi. Senti, questa è professione creator, che consigli daresti ad un giovane che vuole iniziare a fare questo mestiere? Di studiare tantissimo sia l'argomento di cui vuole parlare, continuare a studiare poi anche mentre lo fa, perché mio marito mi prende in giro, ma io la sera a letto mi porto i libri di cucina, sottolineo, mi leggo le ricette, così poi mi viene pure fame. Non ti stupirà che io scrollo pagine e pagine di moda finché non crollo da qualche parte addormentata. Perché sì, comunque sì, quella passione poi ti porta a volerne sapere sempre di più, no? Io poi ho questo mantra, diciamo, del so di non sapere, e quindi c'è un mondo di cose da imparare. Quindi continuare a studiare sia il tema di cui si vuole parlare, di cui si vuole divulgare, sia le tecniche per parlarne, quindi gli strumenti creativi, gli strumenti di comunicazione, i reel, come fare i reel, tutti i nuovi trend, capire che cosa sta succedendo anche sullo strumento in cui vogliamo essere più presenti. Come scegli le tue collaborazioni? Deve esserci una coerenza di valori, deve esserci comunque onestà da parte dell'azienda, quindi scelgo sempre brand che non hanno obiettivi tipo vogliamo cambiare il mondo, cose del genere, ma cose molto più basic, terra terra. Quando si parla soprattutto di sostenibilità bisogna fare molta attenzione al greenwashing. Io ho avuto la fortuna di collaborare continuo a collaborare con alcune aziende food che stanno facendo veramente dei passi concreti sulla sostenibilità. Per esempio sono andata in azienda a vedere, a farmi spiegare che cosa stanno facendo. E quindi sicuramente deve esserci una coerenza da questo punto di vista, deve esserci anche da parte dell'azienda, come dire, un'aspettativa realistica, perché purtroppo, come ben sai, l'influencer marketing e la creator economy sono molto popolari e ci sono delle aziende che non hanno ben capito
che non è la pubblicità che va in TV, per esempio, o che io non sono un'imbonitrice che vende il loro prodotto alla mia community. Quindi chiarire molto bene questa cosa, e se le aspettative sono assolutamente irrealistiche, meglio lasciar perdere, sì. Senti, abbiamo una passione in comune che è il ballo. Sì. Tu balli l'indie hop, io ballo salsa, però ci incontriamo. Ma sì, tra lo swing e il Sud America ci si incontra. Senti, credi che sia un buon modo per evitare l'overthinking? Sì, assolutamente, anche perché io sono sempre stata una persona scoordinatissima. Poi ballando da tanti anni questa cosa l'ho migliorata, nel senso che voglio dare una speranza alle persone. Cioè, ci si può esercitare, si può migliorare molto. Per cui questa cosa mi richiede una tale concentrazione che non c'è proprio spazio per pensare ad altro. Cioè, molto di più della mindfulness per quanto mi riguarda o di altre cose, ballare mi permette di essere proprio nel momento e di mi devo concentrare solo su quello che sto facendo, altrimenti faccio casino o mi faccio anche male, perché poi insomma poi quando vai a certi livelli rischi anche proprio l'infortunio. Quindi questa cosa mi aiuta tantissimo proprio a staccare, non ho il telefono vicino, non ho il computer, sono in mezzo a persone che magari non sono nella mia bolla, che anche questo secondo me ci vuole. Assolutamente sì. E faccio movimento, mi diverto, sudo. Allora, restiamo in mood ballo, ti chiedo una canzone. Ok. Che ti rappresenta? Allora, la canzone che mi rappresenta e che ho pensato per questo podcast si chiama A Day in the Life ed è dei Beatles. Quindi io sono una grandissima appassionata di rock che va dagli anni 50 agli anni 70, e i Beatles per me sono mitologici. Ho tutta la loro discografia, ho i Lego dei Beatles, ho tutti i vari cimeli di qualunque tipo, libri eccetera, e questa è la canzone che chiude Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che è forse l'album più bello e più psichedelico dei Beatles del 67, quindi in piena rivoluzione, quasi Summer of Love. E mi piace molto perché è una canzone che contiene tante canzoni, in realtà tante cose. Come te. Esatto, mi ci rivede, è una canzone multipotenziale. E poi ho letto un libro molto bello su proprio come è stato fatto questo album. E in particolare questa canzone è stata creata con delle tecniche assurde di copia e incolla, di proprio patchwork, ma fatto a mano, perché all'epoca non esistevano, diciamo, le tracce digitali, quindi proprio sono pezzetti di suoni incollati. Quindi questa cosa la trovo molto interessante, molto creativa, e mi fa capire anche come con pochi mezzi si possano avere dei risultati incredibili. Quindi anche in quello che facciamo noi, alla fine io non ho uno studio di produzione video, ho solo un cellulare e dei treppiede e magari un microfono, però questo è anche il bello della creator economy, credo. Esatto, esatto, con pochi mezzi riusciamo a fare delle cose belle. Magie. Grazie Miriam, grazie di essere stata con noi. E grazie a tutti.